Ciao, bentornati su Antenne di Felicità. Oggi ti voglio chiedere se sai che all'interno del nostro cuore ci sono circa 40.000 neuroni che pensano esattamente come i nostri neuroni della mente. Prendendo spunto appunto da questo libro di Giuseppe Clozza, Lifefulness, la pienezza della vita attraverso il buddismo. 40.000 neuroni che comunicano con tutti gli organi del nostro corpo e che creano un campo energetico che arriva fino a 2 metri di distanza, no? È questo che ci spiega un po' la repulsione nei confronti degli altri o l'attrazione. Noi non, a volte appunto non ne siamo consapevoli, no? Il sistema nervoso all'interno del cuore può imparare a ricordare e a prendere decisioni indipendentemente dal cervello. La mente del cuore dialoga con il cervello e con tutto il resto del corpo a livello neurologico, chimico, biologico. E quando vi è un'armonia energetica si crea uno stato ottimale di benessere, anche dal punto di vista cardiovascolare, ormonale e immunitario. Perché tutto funzioni è necessario che cuore e cervello lavorino in armonia. Questo è anche interessante perché la prima causa di mortalità sono problemi all'apparato cardiocircolatorio, gli infarti, e probabilmente perché una volta eravamo molto più sintonizzati sul cuore, invece questa parte della mente automatica che ci parla sempre, ci fa stare preoccupati per il futuro, preoccupati di non essere capiti, di non essere amati, ci crea grande stress, grande confusione, grande insicurezza. E quindi è come se il chakra del cuore non potesse esprimersi liberamente perché i nostri pensieri pesanti in qualche modo non creano armonia, cioè c'è un disequilibrio tra quello che il cuore vorrebbe esprimere e quello che la mente invece fa chiudendo. E infatti questo autore dice: i comandi del cuore influenzano il comportamento di una persona, lo stato emotivo si trasmette in tutto il corpo attraverso le vibrazioni del campo energetico cardiaco. Il suo ritmo cambia e al cambiare delle emozioni. Le emozioni negative generano ritmi disordinati e irregolari e lo stress porta un ritmo sovraccaricato e distruttivo per il cuore, mentre le emozioni positive portano una ritmica e un'energia armoniosa e benefica che riesce a ridurre anche il monologo interiore dei pensieri negativi. Quindi, questa informazione la trovo interessante perché ho un motivo in più per essere consapevole dei pensieri che faccio, perché in realtà io ho degli altri neuroni che mi stanno comunicando che hanno voglia di pace, di serenità, di non preoccuparsi e quindi anche quelli fanno parte di me, perché dovrei dare più retta ai neuroni della mente automatica che sono pigri e che mi vogliono sempre dare le stesse informazioni. Tra l'altro, spesso siamo preoccupati di qualcosa che nella realtà non si sta verificando, eppure noi continuiamo a credere a quel pensiero lì piuttosto a pensieri di armonia e di pace e di amore. Quindi pensiamo un po' che quando siamo su dei pensieri più armoniosi, probabilmente sono pensieri connessi con il chakra del cuore, con i neuroni del nostro cuore. Grazie e alla prossima istantanea.